Eccoci di nuovo qua insieme a voi, ben interconnessi naturalmente, i canali sono tantissimi. Dice perché non li racconti oggi? Vai tutto sprint. Signori, mancano 2 giorni e mezzo, meno di 2 giorni e mezzo a Natale. Tutti corrono, tutti devono fare le spese, tutti prendono la macchina, stanno a 10 all'ora al centro della carreggiata. Toglietevi di mezzo perché la macchina forse non la dovreste portare. Una mia, scusate, dissertazione, una mia digressione sul tema. Il tema di questo di oggi pomeriggio è: questa è la Roma a Natale. Questa è la Roma a Natale. La Roma a Natale deve essere una, può essere un'altra, differente, però è una. Poi naturalmente Natale serve come festa per farsi gli auguri, ma come io vado dicendo in giro ormai da 7 anni, se non vado errato, da quando sto in questo circuito, non è tanto farsi gli auguri e il bel regalo, è sentirlo dentro il cuore il Natale, è lì che è difficile, è lì che è tosto, perché basta, girate un attimo le pagine, guardate quelli che soffrono realmente, guardate i terremotati che hanno le casette prefabbricate, che si sono, scusate il termine, Maria Teresa mi perdonerà come direttore, coordinatrice, che si sono fracicate e quelli se stanno a morire de freddo. Oh, ecco, chiusa parentesi. No, c'ho il dente avvelenato oggi. Maria Teresa perdona, poi adesso divento professionale. Però quelle casette non vanno bene. Qualcuno dovrebbe provvedere o de sinistra, o de destra, o de centro, o Gentiloni, o Renzi, o Abboschi, o chi sia. Però non fate soffrire le persone così. Questo sarebbe fuori discussione, però visto che raschiate solo il barile, stop, dobbiamo parlare della Roma, ho capito, non già mi è arrivato il cartello, quindi io parlerò della Roma in questo momento, naturalmente con colei che nelle ultime 2 settimane ha vinto gli indici d'ascolto. Dice, ma chi è? E Gloria Vaida, buon pomeriggio Gloria! Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti. Certo che se tu parti così me la butti lì proprio sul piatto d'argento. Poi dopo ha ragione la nostra coordinatrice che io ti provoco giustamente, no? No, poi quando sento queste cose a me io mi viene la rabbia pure a me, perché io in quei casetti ci manderei a abitare Renzi, Boschi, Gentiloni, loro ci manderei a abitare. Oh, però un appello affinché possano provvedere, questo lo possiamo fare tranquillamente, no? Sì, puoi fare tutti gli appelli che vuoi, ma tanto che gliene frega a loro. Ci proviamo, dai, ci proviamo, nel senso che... Sì, poi, stanno ascoltando. Vabbè, hai visto mai che ascoltano due matti dietro l'angolo, non si sa mai. Entriamo in argomento, perché poi io con te l'attualità la dovrò fare, però già mi sono state date anticipatamente 100 regole da rispettare scrupolosamente se io devo fare se io devo fare un'intervista a te sull'attualità. Per il momento quindi so io sarei il pericolo numero uno, no insomma. Allora io sono il pericolo numero uno dal di qua e tu sei il pericolo numero uno al di là. Nel senso, io dentro lo studio e tu fuori dallo studio. Poi occasione. Ma occasione ci sarà che staremo, che potremo essere nello stesso studio radiofonico, no? Poi ci divertiremo. Certo. Non è che. Mamma mia, ci metteranno in galera? Qualcuno ci porterà le lanci? Beh, soprattutto quelle di Sicilia che sono migliori, tra parentesi. Sì. Sono più buone. Allora, veniamo a noi. Prima di te hanno parlato altre persone, altri amici e amiche. A proposito, un salutissimo a Virgilio che per motivi... un bacione, ciao Virgilio! Che per motivi, diciamo così, superiori non ce l'ha fatta ad intervenire, però fa gli auguri di Buon Natale a tutti, quindi noi prendiamo per buoni anche gli auguri delegati, capiamo benissimo la situazione com'è. E dicevo, per quanto riguarda la Roma, ma non è che siamo troppo amareggiati da una sperimentazione finita male, e mi riferisco a Roma-Torino, e poi... bisognava farla per forza sta sperimentazione, abbiamo sottovalutato la Coppa Italia oppure l'abbiamo presa come ruota di scorta, come va, va. Che ne pensi a bocce ferme adesso? Guarda, allora, cambiare la squadra così in maniera radicale mi è sembrato un po' troppo, però se non le fai così le sperimentazioni, quando le fai? Noi abbiamo un problema serio che è Dzeko deve cambiare registro, perché ultimamente proprio non ci sta più con la testa e neanche con i piedi, non capisco che c'ha, non rende più come rendeva prima. Forse il problema di Dzeko è la mancanza di un Salah, sì. Che gli dava quella
insomma, faceva quella bella rincorsa che gli portava la palla, che gli dava, faceva quei cross magnifici, degli assist che proprio veramente solo lui sapeva fargli. Forse gli manca quello, però voglio dire, ormai siamo a dicembre, il campionato è iniziato ad agosto, voglio dire, si sarà dovuto abituare, no? Che non c'è più. Gloria, ma non è il caso per non è il caso per caso, scusate le ripetizioni, di cambiare combinazione in attacco, e mi spiego meglio. Cioè, nei rari momenti di lucidità, però deve recuperare la forma, Schick ha dimostrato di essere un vero centravanti. Sì, ho capito, ma Schick è mancato per tanto tempo, eh? Ma se Zago tornasse a giocare largo come faceva in Inghilterra insieme ad Aguero e tornasse la coppia formidabile di attaccanti? No. Però deve star bene Schick. Ancora non sta in forma. Quindi per il momento è Quindi da per rimandare il questa momento sfida. credo proprio di no. Nel frattempo lo deve far giocare comunque Schick, perché se non lo fai giocare la forma non la prenderà mai, no? Non recupererà mai. Però certo che la partita con il Torino a me non è piaciuta, e perché poi mi dà fastidio vedere tutte quelle palle gol, no? Occasioni perché le occasioni le creiamo e poi non c'è chi le finalizza, è lì il problema serio, perché anche Verratti che ha sbagliato il rigore, poi anche Dzeko, ma Dzeko non fosse solo per quello, ma anche tutte le palle Gloria, che sono. però scusami, tu sei a parte tifosissima, sei anche giornalista e opinionista, no? Da che mondo è mondo nel calcio? Chi entra diciamo, da pochi istanti, chi entra a sangue freddo, quindi non è bello scaldato. Anche nelle partite dell'oratorio non fanno tirare il calcio di rigore a chi è appena entrato in squadra, a chi è subentrato dalla panchina. Perché questo Vabbè, è se sei un accaduto? rigorista, scusami, ma che significa? Ma che dici? Pure Totti è entrato in panchina, quel famoso Roma-Torino, era appena entrato, ha segnato, e poi gli hanno dato il rigore alla Roma e ha segnato. Vabbè, stiamo a parlare di Totti, è Ecco, chiaro, apposta. ovvio. Beh, vabbè. Però voglio dire, se tu sei un rigorista, non c'hai bisogno di riscaldamento, una palla devi tirare. Non te devi fare una corsa dei 20 metri o dei 30 o dei 50, devi tirare fermo, stai dagli 11 metri, cavolo, cioè, quella è anche questione di esperienza, non è questione che non sei abbastanza caldo, non sei abbastanza, i muscoli non sono sufficientemente riscaldati, cioè, no, non lo giustifico, mi dispiace. Quindi è un professionista, giustamente deve rispettare il suo ruolo. Però E Zego anche l'anno scorso ci aveva abituato a un attimo così di apatia, certo. che non No, strusciava palla, solo che avendo un SAR a poco, pieno regime ecco. si notava di meno. Bravo, forse è per quello. E poi se è durato quel periodo, è durato poco, una, due partite, poi segnava a rotazione. Certo è che la mancanza di Salah per lui è stata, per il suo gioco è stata nefasta, però. Come ripeto, che ho detto anche prima, Salah non gioca con la Roma da agosto, da quando è iniziato il Beh, se n'è campionato. andato, sta in Inghilterra, hanno già fatto 20 gol, per cui la sua strada l'ha Appunto. presa. Sì, Ascolta, però però. voglio dire, Dzeko dovrebbe aver imparato in questi mesi a giocare anche senza di lui. Beh, certo. Allora, Zego è un discorso, però io metto un attimo il dito puntato, chiaramente metaforico, su Moreno, su Gonalons e su Under, e su pure Bruno Peres, ragazzi. Sono Vabbè, quello quattro. lascia stare, perché ancora Allora. gioca a Roma. Oddio. Gonalons o Gonalon, detto Piola francese, è la pallida ombra di se stesso, perché quando giocava nel Marsiglia ed era il capitano di quel meraviglioso centrocampo, Gonalon faceva delle giocate eccezionali. Quindi lì rimango interdetto. Però Moreno non gioca mai, e oggi si capisce pure il perché. Bruno Peres ha voglia, insiste, non è terzino destro, cioè noi ci stiamo spolmonando, per dirlo. È un esterno che può andare bene in fascia alta, nemmeno in fascia bassa. Under, partito col piede giusto, forse adesso si fosse montato un po' troppo la testa da bravo ragazzo che è, non lo so, però sinceramente io vedo delle buche, dei vuoti clamorosi, e con Moreno, cioè tutti a mettere il dito su Juan Jesus, che non sarà un fenomeno, non sarà un No, no. campione, però insieme a Moreno non ha strusciata mezza,
Io non lo so, guarda, io credo che sperimentare così e vedere, di far giocare un po' tutti quanti, di vedere come affrontano una partita, con quale mentalità l'affrontano anche. Credo serva all'allenatore per capire se il giocatore può fare o no il resto del campionato. Quindi ben vengano queste sperimentazioni. Detto questo, le valutazioni credo le debba fare Di Francesco, perché è lui che li vede tutti i giorni, è lui che sa chi è pronto e chi non lo è. Fatto sta che c'è qualcosa che non quadra. Scrive tale Luigi da Largo Breneste, 10.000 volte perdere col Torino e frantumare la Coppa Italia, ma domani sera sfondare la Juventus. Quello sì, Quello per quello sì. carità, però poi sfondare la Juventus non deve essere fine a se stesso, perché dopo aver sfondato la Juventus, semmai ci riuscissimo, dobbiamo andare avanti a vincere e a prendere la prima posizione, perché lo scudetto si vince solo così, non è che si vince con i Chiaro. se e con i ma, no? No, no, certo. Ma guarda, io ripeto, se la squadra che scenderà in campo domani, mi senti? Sì, tranquilla, Bea, Ah, forte, ok. forte e chiara. No, no, perché sentivo silenzio, ho fatto mio Dio, la linea. E se per caso sabato giochiamo con la squadra diciamo la migliore che può scendere in campo, Sì. è certo che giochiamo allo Juventus Stadios, non stava di una parolaccia, ma poi Buona, mi sono buona, ricordata. buona, eh. Sì, mi sono ricordata, mi sono ricordata. E anche perché poi si avvicina Natale, bisogna essere tutti più buoni, però con quelli non ce la posso fare. Vabbè, comunque io non faccio mai pronostici, tu lo sai, no? Sì. Perché sono molto scaramantica, però io dico attenta, merdus, no, proprio mi viene dal cuore, non ci posso fare niente. Mamma mia, oddio. Ho capito, che ho detto? Mica ho detto una No, 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 parolaccia. vabbè, Ah, ho detto nome e cognome, Merdus. esatto, vabbè, ma dai. E quindi star attenta, perché da Roma è imprevedibile. A noi tifosi della Roma, noi siamo degli Elander come tifoseria, perché abbiamo un apparato cardiocircolatorio che funziona alla grande, perché la Roma ci ha abituato proprio a star fino all'ultimo minuto, no? Col patema Sì, è d'animo. Quindi vero. ecco, abbiamo un apparato cardiocircolatorio funzionante al massimo. Quindi abbiamo una squadra che ci ha sempre messo davanti a delle partite che tu dici: porca miseria, ma perché? Ma no, ma guarda questo, che pippa, guarda quell'altra, una pippa al sugo. Poi basta un secondo e cambia tutto e la Roma diventa Real Madrid, il Barcellona. Stratosferica, è vero. Non abbiamo il senso dell'equilibrio, No, magari. abbiamo il senso della misura, proprio non ce l'abbiamo, o facciamo proprio schifo, oppure scegliamo in una maniera indecente. Dovremmo trovare un attimino di equilibrio, cioè giocare sempre un'ottima. E guarda, devo dire la verità, che questo mezzo campionato, diciamo, la Roma questo ha fatto, perché no, lascia stare il campionato di Serie A, ma guarda anche in Champions, cioè quanti ci davano spacciati. Adesso diciamoci la verità, tra di noi ce lo possiamo dire, Sì. quando sono uscite fuori le liste con i quali giocavamo con il primo girone, Molti ma di chi noi hanno ma detto andiamo a casa, andiamo a giocare alla Coppa UEFA perché arriveremo terzi. È vero, è vero, è vero. chi che avrebbe mai pensato che arrivavamo in primi al Addirittura. girone? Io tifosa da romanista, fregatata, non avevo pensato, sì, magari un secondo, un terzo posto, ma il primo posto no, perché conoscendo
appunto la mia squadra che è un po' ballerina. E allora figurati, no? Poi con l'Atletico Madrid, quello che mi spaventava di più era l'Atletico Madrid, capito? Come partita. E invece la Roma lì mi ha e ci ha stupiti perché ha fatto un exploit, una cosa allucinante. Quindi, Allora, proprio perché. aspetta, Aia, aia, però finito. Ah, se no poi mi perdo nei meandri dei miei ragionamenti strani e poi non arrivo al dunque. Tutto questo per dire cosa? Che domani non è cioè non diamo per scontato che domani i Rubentini possano passare il Rubicone facilmente, capisci? Certo. Ho dato L'importante è che Zego si. anche una lezione di storia nel Oh, frattempo, sì? l'importante è che Zego gli traccino bene le misure della porta, che non tiri No, fuori, bisogna insomma. che Dzeko smetta di rompere le palle e che più le Ecco. palle le tiri dentro la rete, più che Cioè, altro. non deve rompere i palloni oltre la rete avversaria perché non vanno dentro. Le palle, ovvero sia i palloni, li deve mettere dentro, nel sacco della rete avversaria. Così vince la Roma, giustamente. È Tu, chiaro, ma ma tu non solo guarda se mi guarda, devi fare i ascolto. salti mortali tra le montagne Ma russe. perché? Ma di che? Ma capito, le palle di Natale, le palle Certo, di neve, le palle dell'albero. Scusa, voglio dire, con quale strumento gioca la Roma? Con la palla. E allora? No, perché se Scusami. in campo ci sono due palle, l'arbitro ferma il gioco, che non è regolamentare. Certo, ma avecce le due palle per giocare. Oh, qui vorrebbero sapere, ma domani si farà secondo te un uso corretto del VAR o un abuso del VAR? O per nulla? Cioè, nel senso che se protesta la Juve, pure un capello tolto vanno a vedere il VAR, se protesta la Roma, il VAR non esiste. No, non penso. Non penso perché ci sono troppi riflettori puntati. È stato mai un problema per la Juventus questo? Non credo. No, Io mi questo. ricordo un 5 ottobre, ragazzi, ve lo ricordate? Eh sì, eh sì, eh Ecco, e sì. allora, di che stiamo a parlare? Però, dunque, dunque, il VAR, la VAR, va bene solo fuori Roma. No, no, scherzi a parte. No, io penso che sia equilibrato, forse mi auguro più che Che altro sia equilibrata. che sia Senti, equilibrata, nelle sì. dichiarazioni di Allegri, che non era allegro per niente quando parlava, Solo non è mai allegro no, quando Allegri, parla. allora, Allegri, secondo noi è stato anche sincero, teme il gioco della Roma, perché se la Roma ingrana la marcia giusta, non c'è squadra avversaria che tenga. Dice quindi la Juventus deve tenere a mente questo ed essere la migliore Juventus possibile per battere la più bella Roma di tutti i tempi. Sono Che fra. paraculo. Sono frasi di circostanza praticamente. Sì, ma è normale. Ma che devi dire? Vabbè, ma non può dire che sottovaluta la Roma. È chiaro che la teme come avversaria, ci mancherebbe altro, no? Ma quello temerebbe pure il Benevento. Cioè, lo direbbe la stessa cosa anche contro il Benevento. È un grandissimo paraculo. Però È è vero. furbo, è furbo, mettiamola Sì, così, eh. molto, molto furbo. No, no, proprio paraculo. Aia. E, ho capito, guarda dove voglio andare a parare, non ti preoccupare. Buonasera, signora Maria Teresa. No, perché No, poi la beh. vedi che si mette tipo la sarta, no? Va lì, mi comincia a tagliare i pezzi. Poi quando si va a riascoltare il file, no? Senti, Gloria Vaida che dice: "Bene, Roberto, allora la perché noi diciamo che no, è brutto, non. Invece del bip c'è Sì, questo, c'è il taglio e cucito. Vabbè, ognuno è ok. Vabbè, specialista nel proprio settore, dai. giusto. Però come voglio dire che è normale che la tema la Roma, perché la Roma la temiamo pure noi che siamo di così, figura di lui, perché se Di Francesco fa una formazione idonea per affrontare la Juventus, che poi voglio dire, parliamoci chiaro, la Juventus è una bella squadra, diciamo che gioca bene, ma non è sto squadro, cioè io mi metterei paura se dovessi incontrare al Barcellona, per dirti, allora sì, lì mi tremerebbero le gambe, ma la Juventus
ma è anche molto aiutata, e sarà sempre Sì, molto diciamo che aiutata. adesso sta sulla via della ripresa per il campionato italiano, perché in Europa non è che è stata così eccelsa, ecco. Esatto, Poi esatto. Matuidi sta giocando adesso, comincia ad esplodere insieme con il signor Ecco, Costa. È deve chiaro. esplodere pure domani, ma deve esplodere nel senso proprio Brandelli, capisci? Vabbè, lascia stare, Sì, vabbè, era una è un battuta mio sportiva, è desiderio. chiaro, no? Però non è che per due giocatori che adesso cominciano a giocare oltre le righe e oltre la sufficienza, la Juventus è tornata a essere la squadra Quella la con... parola chiave, Esatto, la lei. squadra Trita Sassi. No, è una buona squadra. Hai detto la parola chiave. Allora, la parola chiave che hai detto è stata due o tre giocatori. Cosa che non ha la Roma. Aspetta, mi spiego. La Roma ha 11 giocatori. La Roma è squadra. Nella squadra della Roma, negli 11 giocatori, ci sono delle eccellenze. Cioè, il fuoriclasse, Nainggolan, Strootman, De Rossi, Florenzi, però è squadra, è compatta. Ecco, l'unica cosa che io ho notato ultimamente è che la Roma è molto più squadra, è molto più coesa, è molto più collante. Rispetto a Prima quando c'era era più Spalletti, rispetto a quando c'era dispersiva. Spalletti c'è un abisso, è vero. Prima era più dispersiva, prima si giocava solo su il fenomeno, il giocatore importante, il top player. Adesso giocano tutti allo stesso livello, poi c'è quello che esce fuori in particolar modo perché è un fuori classe, però è squadra. Se le altre squadre di calcio hanno uno, due, tre giocatori che possono fare la differenza, però come collettivo è misero, cioè ci sono delle eccellenze, ma il resto è poca cosa. Quindi se non sono in forma quegli uno, due, due, tre giocatori, si porta dietro tutta la squadra a rimorchio, capito? Scrive Gianluigi, Dzeko sbaglia tantissimi palloni, avete ragione, ma se noi al posto di Dzeko dentro la squadra avessimo un altro che le mette dentro a posto suo, oggi parleremo di una Roma superlativa. Beh, Che oddio. significa? È Roma Ma che. superlativa? Aspetta, No, per parlare di Roma. scusa, no, aspetta, voglio rispondere. Ma che discorso fa? Ma che dici? È normale Cioè, quello, no? Quello che dico. è evidente. Anche Cioè, se noi poi stiamo a non. parlare di Dzeko perché l'anno scorso Dzeko ha fatto 26, 28, non so, mi ricordo nemmeno quanti gol. Mi pare una cinquantina, se non vado errato, tra Coppa e campionato, qualcosa del Ah, ecco, io genere. parlavo del campionato, però vabbè, comunque ne ha fatti tanti. Adesso se sbaglia, se c'era lui che un altro al posto suo che segnava, stiamo a parlare di un'altra situazione. Ma è normale, ma che discorsi fai? Scusami, eh. Ma è normale che sia così. Cioè, Certo, proprio perché se a me adesso. manca il realizzatore, il finalizzatore, pure che non è Dzeko, magari che ne so, è Manolas, mo per dire proprio Ma a lui. me Però pure Alisson, ma che me frega? Cioè, c'è qualcuno capisci? che la mette dentro, perché nove Esatto. occasioni da gol, non sfruttarne neanche una, sinceramente rimango un po' No, perplesso. è già Quello è. suicidio. Poi No. vedi, qui comincia a uscire fuori. Hundertsen è montato la testa. Allora, te che segui molto più di me le partite, che segui questo ragazzino, perché poi parliamo di un ragazzino. Secondo te, ma si è montato la testa Hunder oppure sta trovando difficoltà come lo trova qualsiasi altro nuovo giocatore che arriva in Italia? No, non c'è molto adesso. Non se l'è montata perché momentaneamente non c'ha le potenzialità per montarsela, è solo che si deve ambientare, poi gioca poco, ragazzi. Quando uno è un calciatore gioca poco, non ha Il la ritmo continuità, partita no? non è ben inserito negli schemi. Sì, ma non ha continuità, quindi non può migliorare. Se tu lo fai giocare poco, non potrai mai vedere un miglioramento o fargli fare lo scatto di qualità, e quindi che se monta la testa? Oh, in No. extra time c'è una domanda per l'esperta di mercato Gloria Vaida. Ho detto Oh esperta mio di Dio. mercato, eh? Attenzione, quindi esci un attimo fuori dalle righe. Allora, sembrerebbe che il Paris Saint-Germain
abbia messo a disposizione chiaramente di colui che dovrà comprare una forte somma di denaro per comprare insieme, occhio, Emerson Palmieri dalla Roma e Milinkovic-Savic dalla Lazio, quindi più di 149 milioni di euro. È una notizia, tu che segui il mercato, è una fantanotizia, è una fantasia di Natale, la favola di Natale che bisogna raccontare? O veramente il Paris Saint-Germain si è fatto sotto sia per il grande centrocampista, per il bravo centrocampista della Lazio e per l'ottimo terzino della Roma che noi ricordiamo? Ne sai qualcosa oppure per il momento è Non una ne fantasia? so niente, non ne so niente, ma mi sembra fantacalcio questo. Cioè 162 milioni complessivi di euro per comprare questi due giocatori. Guarda, io Palmieri che va via da Roma, Ci credo poco. sì, Pure io. non ci credo. E l'altro, se lo cedono subito, Che della si sa a sono me che uccisi. me frega, è No, però già la si sono Lazio. uccisi calcisticamente da soli, perché almeno aspetta la fine di sto campionato prima di venderlo a peso d'oro. No, è normale. Però lì dipende dalla politica che faranno loro, che a noi non interessa. Quindi Non rientriamo se su ne di frega noi. proprio niente. Ma Palmieri però, Palmieri, Palmieri boh, non lo cioè so. deve recuperare prima la forma, cioè ti pare che il Paris Saint-Germain Palmieri viene da un infortunio. ancora è contratto, perché tanti sbagli non li avrebbe mai commessi nello splendore della sua forma, No, papà, allora, Palmieri viene da un infortunio. Si sta riprendendo. Il Paris Saint-Germain è una società che non compra, è brutto dirlo, però così è, non compra giocatori un po' messi maluccio, oppure che hanno appena subito un intervento o l'hanno subito da poco, da pochi mesi. Se compra giocatori in forma, che stanno bene, per cui non credo che possano prendere Palmieri. Il Paris Saint-Germain e al contrario, Palmieri non credo possa lasciare la Roma perché comunque la Roma come società ha molti difetti, ma l'unico pregio che ha è che quando un proprio giocatore si fa male, ha un infortunio serio, no? Gli sta vicino, lo cura, lo rende partecipe, lo fa sentire importante anche se è fermo, guarda Strootman, Sì, è vero. Il piano di recupero è stato stavolta ponderato molto bene, ragionato molto bene. E Strootman poi alti e bassi come tutti gli esseri umani che giocano a pallone, però è recuperato, insomma, questo è Sì, Strootman è fondamentale. recuperato al 100%, come lo è recuperato anche Florenzi, anche se Florenzi deve ancora recuperare perché Florenzi è stato sfortunatissimo sotto questo punto Sì, è di vista. vero. Però, voglio dire, hanno questa particolare attenzione verso i giocatori che hanno avuto un infortunio. Quindi anche per riconoscenza verso una società che non ti ha buttato, no, che ti Al ha secchio, venduto, ecco, che non ti ha buttato al ecco, secchio. esatto, credo che non se ne andrà. Gloria, al di fuori della partita di domani sera, per cui domani sera guai a chi ci tocca, insomma, saremo istrici nel vero senso della parola. Gonalons, che cos'ha? Secondo te? Non lo so, a saperlo, No, non perché so. prima l'abbiamo ammirato come grande È centrocampista, come. ancora. Allora, io credo che il problema sia, non sia ancora pronto a livello dei centrocampisti che ci abbiamo, perché tutto lo togliere se ne Nengolà per metterci lui. No, però No. non lo E puoi mettere allora? nemmeno a posto di De Rossi, se hai capito lontano un miglio. Sì, ma perché quello non è il suo ruolo. Vabbè, ma si ostinano a metterlo lì, però. Ho No. capito perché non possono togliere Nengolan o Strootman. Noi abbiamo un centrocampo che è da lì che parte tutto. Ho capito, arretri Nainggolan a quel punto. No? Ma non credo sia pronto. No, Non dici credo di. sia pronto. Credo che abbia bisogno ancora di formarsi un pochino, di capire bene il gioco, di capire cosa pretende da lui l'allenatore.
Io penso che per il momento ancora non l'hanno Oh, capito. Andrea invece del Pigneto dice notizia su Leandro Castan, ma quali notizie possiamo dare, Gloria, su Leandro Castan? Nessuna, Cioè, si nessuna. allena, è un ottimo e serio professionista, però... È un buon sostituto se qualora un difensore abbia dei problemi, però credo che ormai Castan a livello calcistico Di la sua un carriera certo sia livello, finita. forse, perché magari in una Sì. serie inferiore potrebbe ancora dire la sua, anche perché Però come... dalla Roma non può più giocare, nel senso non perché non abbia il talento per poterlo fare, ma non ha Sì. più Che la fisicità, peccato. Però lo so, lì veniva però prima la vita purtroppo, umana e poi il giocatore, per cui, quindi la vita umana... ma scherziamo. Davanti e innanzi a tutto. Skoruski, si è polverizzato, non è più un portiere che può giocare in Serie A. Ce lo scrive ancora Gianluigi. Vabbè, ma che ha fatto Skoruski di tanto male? E non ha più giocato, quindi Ma è così scarso, possibile? io non l'ho più visto giocare, quindi adesso non saprei dirti. All'epoca, quando giocava con la Roma, a me non dispiaceva, certo non mi faceva impazzire. Poi è esploso nell'Empoli perché ha fatto un bel campionato, però È perché lì però poteva giocare, qui che fai, toglieli, insomma, stiamo no, scherzando. però forse come dicevamo anche all'inizio di questa nostra trasmissione di oggi, dare in prestito Skoruski e prenderci un portiere di 35, 36, 34 che Ma sta ce con... l'abbiamo già! Chi è? Chi? Chi è? Oh mio Dio! Chi è? È stata la Roma, so più anni che sta lui nella Roma che la Roma stessa! Parliamo del signor Lobont? Vabbè, però Lobont diciamo che adesso è il collante dei portieri, è colui che addirittura Sì, stavo allena gli scherzando! altri due. Però forse un portiere più anziano che sta buono lì, tranquillo, sornione, che gioca quando... Basta, basta, basta. No? Ci teniamo No, no, no. Skoruski? Sì. È giovane. Ha voglia tu. Oh, torniamo un attimo allo Juventus Stadium. La No, Ju perché? Sì, perché Perché? domani sera c'è la partita. La Juventus deve essere attaccata subito o Ma la dovrei... Juventus deve essere annientata. No, no, io parlo di tattica di gioco adesso, lo so. Io ho detto quello, in quel senso. Quindi partire subito in Annientata. quarta e tentare di fare... Sì, fagli male, subito, immediatamente, fagli capire chi comanda. Perché forse con questo sistema la Juventus potrebbe rimanere a secco. Ma magari, Perché qui ma per invece, sempre. mi scrive Andrea, bisogna fare una partita d'attesa e colpire in contropiede. Sì, ti No, saluto. no, ciao. Non è la No, Roma così. no, no, testa bassa e andare a inforcare la rete avversaria, cioè proprio hai presente la corrida quando il toro vede rosso, ecco. Sì. Deve essere così, quando la Roma vede quelle cavolo di maglie a righe, li deve affrontare a petto in fuori, testa alta, corna ben tese e via andare. Stefania, la ragazza che parla di Juventus in stappa radio da Stefano Tini, trae già la sua conclusione. Domani sera, carissimi ragazzi giallorossi, grazie per i ragazzi perché avendo 240 anni lo accetto come complimento, finirà o 3-1 per noi, quindi Juventus 3 Roma 1, oppure Juventus 1 Roma 3. Cioè, Stefania vede o un 3-1 o un 1-3. Secondo te, adesso indipendentemente dal risultato, sarà una partita ricca di gol oppure 0-1, 1-0, Non 1-1? lo so, amore mio, che ne so. Non lo Beh, so. la Roma ci ha No. abituato pure a segnare fiumi di gol. Non è Sì, che. quando coglie la palla bene, la rete pure. Ultimamente non lo sta facendo, quindi io non lo so. A Stefania le dico, ci risentiamo venerdì prossimo. Sì, poi vabbè. Ah, naturalmente, poi qui molte persone aspettano il tuo WhatsApp audio post partita. Quindi Beh, non delude. io che cosa ti scrivo sempre quando tu me lo chiedi? Dipende da come va la Bravo! partita. Però non ci devi. Allora, non ci devi deludere perché le persone ti hanno dato un notevole riscontro così forte che hai buggerato, usiamo un termine un attimo romano, anche gli storici della radio. Cioè, hai sbaragliato tutti, da 2 settimane si parla solo di Gloria Vaida. Quindi
con due WhatsApp audio, pensa un po'. Oh mio Dio, mi devo preoccupare. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi, eh? Lascia stare, va. A proposito di vecchi tempi, Dei vecchi tempi, ex... sì, dimmi. Sì, no, perché questa domanda l'ho fatta a tutti, la faccio anche a te. Ma Sì. la S Roma, questo divento serio, si è comportata bene con il ricordo di Landio Fiorini o avrebbe potuto fare molto di più, secondo te? Molto di più. Oh. Che cosa c'è che ha frenato sta società nel ricordare Lando Fiorini? Perché di Sono solito americani, sono americani. neanche con la fascia al braccio hanno giocato la prima partita. Era morto da poco, insomma. Boh, non... Sì, ma lascia stare la fascia al braccio. Ma almeno la squadra al funerale. non c'è andata la squadra al funerale. No, c'è andato solo Bruno Conti. E quelli è la primavera. Vabbè, non... Boh, cioè sono rimasto amareggiato, sinceramente. Molto, anch'io, tanto, sì, non me l'aspettavo. Anche perché invito tutti voi che mi state scrivendo, è vero, quello che dite e che è stato riproposto in audio anche su Stap Radio di Stefano Tini, i 70.000 che insieme cantano Forza Roma, Forza Forza Roma, Lupi, Forza Lupi. è altro che quelli che cantano l'inno di Venditti, dai, cioè poi... Anche perché ci sono pure le ultime dichiarazioni di Venditti che ci hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Però vabbè, fa parte di un'altra situazione. Però ricordare un attimo Lando Fiorini per la sua romanità e l'essere romanista non avrebbe fatto male a nessuno, no? Ma scherziamo. Oh, anche perché Guarda, tu io ho un ultimo dimmi. hai avuto il privilegio, la Sì. fortuna, la combinazione giusta di intervistarlo per un'altra Sì. emittente radiofonica. E che tipo è Lando Fiorini? Anzi, che tipo... no, io dico che tipo è, Sì, scusate. Che certo. tipo è Lando Allora, Fiorini? io l'ho intervistato, come dicevi tu, per un'altra radio. Sì. Lo chiamai una mattina, no, mi stavo strozzando da sola. E lo chiamai una mattina per chiedergli se voleva partecipare in onda, in diretta, durante la trasmissione che conducevo. E lui mi rispose: no, guarda, non posso perché stavo facendo le prove del puff, col puff. Allora io. Allora la posso intervistare adesso, semmai la registri, se lei mi dà il consenso io la Certo. registro e poi la mando in onda in trasmissione. Sì, certo. E quindi ho attivato tutte le cose che dovevo attivare, gli ho chiesto un minutino, un attimo per mettere a posto, tu sai che cosa mi riferisco, no? Quando Sì, devi sì, 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 registrare. sì, sì, Ah. sì, tutta la bassa frequenza. Esatto, e ho iniziato a fargli le domande sulla Roma e io, vabbè, lui è innamoratissimo della Roma, tifosissimo, veramente una persona esemplare. E io, mentre mi rivolgevo a lui facendogli le domande, io lo chiamavo maestro, no? Non dicevo signor Fiorini. No, maestro, senta, maestro, senta. A un certo punto, durante questa intervista telefonica, lui mi fa: senti, Gloria, tra romanisti non esistono maestri, siamo tutti fratelli. E io mi sono rimasta. E io non sapevo come chiamarlo, perché non mi sembrava carino chiamarlo Lando, no? Sì. Allora gli ho detto, le faccio l'ultima domanda e non sapevo come dire, no? E dunque, senta, e lui fa: no, Lando, Lando. E io non ci riuscivo, credimi, non riuscivo a dirgli Lando. Poi alla fine gliel'ho detto, perché sennò quella telefonata sarebbe durata ore e ore, e gli feci l'ultima domanda. Poi ci salutammo e lui mi prese in contropiede Sì. e mi disse: vabbè, sai che c'è, che noi avevamo il cuore grosso. E io lì per lì, sai, sono rimasta a scherzare. E io subito: mezzo giallo, mezzo rosso. E lui: grande, brava Gloria. E ci siamo Quindi salutati. un personaggio molto alla mano, Molto, uno di noi, aspetta, parliamoci sì, chiaro, uno di noi, eh? e non è finito, aspetta.
Io l'ho ringraziato, lui mi ha chiesto a che ora andavo in onda. Io ho fatto la trasmissione, inizia alle 2, dalle 2 alle 4, ho fatto, quindi non lo so a che ora andrà in onda. Va bene, è finito lì. Finisce la trasmissione e mi squilla il cellulare. Era lui che mi ringraziava per come sono stata carina nei suoi confronti, gentile, e dice: quando vuoi t'aspetto al puff, e se mi vuoi chiamare per un'altra intervista, casomai chiamami prima così io mi organizzo e magari intervengo anche in diretta. E gli ho fatto: sì, certamente, come no, quando vuole, maestra. Poi, Ancora fatti, le lo circostanze non lo hanno reso possibile, spumante? No. però che No, peccato. no, perché poi lui ha cominciato a star male, quindi non ho più, Però un io cioè l'ho chiamato, penso che è un bellissimo ricordo, Gloria, di Nando Fiorini, eh. lui come quello anche di Gigi Proietti. Come no? E ce lo ricordiamo benissimo. Ascolta, Gloria, hai 2 minuti per fare gli auguri di Buon Natale perché poi ci sfumano. Dimmi. Ok. Ho preferito farti parlare della Roma e di Lando Fiorini e all'ultimo lasciare i saluti di Buon Natale e gli auguri di Buon Natale soprattutto. Ok, allora, auguro a tutti i tifosi e a tutti i tifosi di calcio, e soprattutto a quelli della Roma, un sereno Natale in famiglia, con tanta armonia, tanta serenità, tanta salute, e che l'anno nuovo ci porti soprattutto a chi non ce l'ha un lavoro, a chi non ha una famiglia unita a riunirla e a chi non ha vinto lo scudetto negli anni, in questi anni ce ne porti lo scudetto, cioè a noi, ho anche una Champions League. Guarda, mi accontento un po' di tutto, diciamo, no, a parte gli scherzi. Auguro che questo 2018 sia un po' per motivi personali, Sì. ma un po' lo auguro a tutti. Un 2018 femmina, perché Sì. le donne hanno più fibra, sono molto più coraggiose, sopportano tanto, quindi che sia un anno femmina. E il mio augurio del 2018, perché dico femmina? Perché mi nascerà a maggio una nipotina femmina. Per questo che auguro a tutti un 2018 femmina. E che soprattutto sia un 2018, positivo per la salute e per tutti quanti, perché In senza di quella primis, non si va avanti. guarda, io mi sono resa conto di una cosa. Tu ce n'hai 248, io ce n'ho 100 e qualcosa. Che più vai avanti con gli anni, insomma, più cresci, più Sì. diventi grande, no? Di età, e più capisci, ti rendi conto di quanto è importante nella vita la salute, perché finché sei giovane tu pensi, Vero, no, al parole lavoro, sacrosante. ai soldi, a far avere un bel posto di lavoro, che voglio dire, è anche giusto, per carità, chi dice di no. Però quando si cominciano ad avere gli anta, la salute è la prima cosa. Poi il Vero. resto viene con sé, ma Gloria, quando c'è la salute. io queste Allora, Merry No, Christmas! ti devo fermare perché sta per chiudersi il cronometro. E purtroppo abbiamo preso Ma io tutti. volevo fare un augurio internazionale. Merry Velocissimo. Christmas and Happy New Year! Ok, Un e noi bacio a tutti! ci sentiamo la prossima settimana. Un grande abbraccio e con tutto il cuore, buon Anche Natale a te famiglia, a Gloria. te, anche a Grazie. te e alla tua famiglia. Un bacio a tutti, Ciao, ciao ciao! grazie, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Allora, un ringraziamento così alla simpaticissima Gloria Vaida. 20 secondi per dire che tra un po' avremo il prossimo collegamento. Grazie.